Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Settimana scorsa è stata veramente una settimana piena di robe da fare. Ho messo giù il 50% del deposito del prossimo lancio di Kaizen Athletica, che verrà più o meno a giugno. Quindi se non lo stai ancora facendo, puoi vedere tutti i behind the scenes, dei soldi, di come costruiamo questo brand. Mi raccomando, vai sul canale di Kaizen Athletica. Poi io e Sammy abbiamo filmato quasi oltre 100 esercizi per i nuovi programmi che voglio far uscire, coincidendo con la riapertura delle palestre in Italia, speriamo, fingers crossed, prima dell'estate. Oggi invece vi voglio portare con me in una giornata intera in cui vi mostro come mangio e come mi alleno per provare ad abbassare il più possibile la mia percentuale di massa grassa. Quindi se ti piace questo video, lasciaci un like, iscriviti al canale se sei nuovo e iniziamo. Ok ragazzi, allora io mi sono appena fatto delle protein waffles, guardate che bomba, ci sono 35 grammi di proteine qua dentro, ci vado ad aggiungere un po' di questi lamponi e ci aggiungo anche un pochino di skyr bianco, che è praticamente yogurt greco 0%. Fatemi sapere se volete che vi mostro la ricetta, magari nel prossimo video facciamo un full day eating. Guardate che bomba. E a questo punto voglio anche parlarvi appunto della cosa principale da fare quando uno vuole mettersi a dieta, è calcolare il proprio obiettivo calorico giornaliero, sia di calorie che di macronutrienti. Io ho messo apposta sul mio sito muscolevita.com un calcolatore, quindi basta che inserisci i tuoi dati, inserisci il tuo obiettivo, definizione, e ti darà le tue calorie e i tuoi macronutrienti da seguire se vuoi appunto bruciare grassi oppure costruire massa, eccetera eccetera. Questo è uno step fondamentale da fare, perché devi sapere il tuo introito calorico, quante calorie hai bisogno per stare in deficit calorico e bruciare grassi. Per me in questo periodo ho deciso di fare 4 settimane di deficit, in cui ho diminuito le calorie di 300 calorie più o meno stimato dal mio mantenimento, quindi il mio obiettivo in questo momento sono 2000-2100 calorie con un minimo di 150 grammi di proteine. Per quanto riguarda i grassi e i carboidrati invece non li sto contando, li lascio variabili e cadere dove cadono. Quindi questo è tutto, proviamo un po' sta roba. Mi raccomando, se volete un full day eating, prossimo video, lasciate un like e me lo fate sapere nei commenti. E quando succedono queste cose, uno deve riflettere, deve capire che succedono per stanchezza, like succedono perché non hai abbastanza tempo per farlo. Sì, ma ero solo. Ma certo, ma per forza, ma non è che eri stupido, ti sei svegliato così presto con l'intenzione giusta, no? Quindi uno non puoi dire che non c'era l'intenzione. The intention was right there, yeah. Però c'è così tanta stanchezza mentale, sì, che hai sbagliato o comunque tipo... Hai preso metà clip. È una stronzata, it's only half the clip, like, non è chissà che cosa. Anche io non ho fatto un cazzo tutta la domenica, sono stato letteralmente tutto il giorno al mio cazzo di computer. Sì. Ma non lo so, infatti credo siamo gli unici due che sappiamo quanto lavoriamo, no? Uno degli errori più grandi che vedo commettere è che quando passi da massa ad esempio a definizione, le persone pensano che bisogna quindi tipo cambiare tutto il programma di allenamento, e se magari prima ci concentravamo sul sovraccarico progressivo, poi per qualche motivo in definizione passiamo a fare alte ripetizioni, pompaggio, ed è quello che facevo anch'io in passato, ma è uno degli errori più grandi. E se ci pensate, anche sia dal punto di vista scientifico che logicamente, che senso ha se tu in massa stai facendo un allenamento per costruire la massa muscolare? Che senso ha poi in definizione cambiare tutte le variabili? Cioè, non ha molto senso. Chiaramente una delle cose importanti da fare è stare più attenti con le variabili, soprattutto per quanto riguarda il recupero, perché stando in deficit calorico abbiamo meno energie, quindi è più difficile recuperare. Quindi magari sì, effettivamente
si potrebbero rivedere delle variabili quali il volume allenante, magari più in avanti in un deficit bisogna diminuire un pochino il volume allenante, però di partenza, di base, io non cambierei niente, anche perché se riusciamo a mantenere o a continuare ad aumentare quello che facevamo anche in massa, allora è lì che possiamo essere sicuri di mantenere, se non addirittura aumentare la massa muscolare anche quando siamo in deficit. Quindi questo è uno degli errori grandi che vedo commettere e che facevo anche in passato, che però veramente dovremmo provare a non commettere. Ustia, come on. Dai, grande. Ho fatto 10. Eh? Ok ragazzi, allora, come consueto facciamo un physique update. Io lo dico, c'è sempre un periodo prima di entrare in definizione dove passiamo nello stage cosiddetto flat. Però dobbiamo arrivare al flat prima di appunto togliere tutto il grasso. E adesso è proprio coincide col mio flat, cioè mi sento spompato perché i muscoli sono svuotati di glicogeno, ma ho ancora il grasso che c'ho ancora in corpo. Comunque ho pensato di fare ogni settimana un physique update, così abbiamo settimanalmente gli aggiornamenti. E magari se non mi dividi lo schermo, metti tipo quello physique update della settimana scorsa, physique update di questa settimana. Vediamo se faccio una figuraccia oppure no. Io penso di essere un pochino più definito. Io, cioè, primo occhio subito. Wow, sì, sì. Non so bene. C'è la schiena? Mai, sì. Si iniziano a intravedere le linee, proprio tutto, non so come si chiamano le... Greve lo spacco all'addome, greve. Secondo me sono un po' più definito sulla pancia sicuramente. E anche le spalle, un po' di braccia, schiena, che è una delle prime che si definiscono per me. Questo è il physique update, raga. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Per 7 giorni di progressi, non ho mai sgarrato, direi niente male. Sono veramente curioso di vedere settimana prossima e poi quella dopo. E allora ragazzi, abbiamo finito lì l'allenamento, è andata, diciamo che non stanno andando alla grande perché comunque il pump è quello che è, cioè con pochi carbo, poche calorie, diciamo che vado in palestra, I just get the work done. Diciamo che sto facendo un allenamento di autosufficienza in questo momento, ma sto provando comunque a progredire, a spingermi. Adesso andiamo a fare la spesa che non abbiamo niente a casa, quindi ci vediamo da qua. Sapete raga, Monster per un po' di energia, una al giorno, ormai siamo a quei livelli. Poi l'acqua gassata, questa ne metto solitamente metà con la coca nel bicchiere, quindi faccio metà e metà. Poi coca zero, una anche per te, vero Sam? Yes please. Here you go. Cioccolato fondente, questo è l'extra 70%, anche questa è praticamente una delle fonti preferite di grasso in assoluto, mangio tipo metà barretta al giorno. Ok, poi fondamentale il tonno in scatola, raga, io solitamente prendo quello sott'olio, c'è anche quello sotto acqua, però non lo so, lo mangiavo all'università e sott'acqua, però non ha proprio un sapore buono, quindi preferisco prendo sott'olio e poi veramente stare molto attento a scocciolarlo il più possibile nel lavandino. Ok, bagel, una delle mie uniche fonti di carboidrati, bagel, mi faccio un bagel e sono felice. Qua stocchiamo up di queste chocolate mousse che sono pazzesche, quindi io oltre all'integrazione di Foodspring che è buonissima, la barretta cookie dough che è la mia preferita, ho trovato queste qua che sono high protein chocolate mousse della Herman, non so se ci stanno in Italia, se ci stanno prendetele, 20 grammi di proteine ed è una mousse buonissima al cioccolato, sembra un dessert. E poi mi prendo sempre lo Skyr che è come il Total Fage ma boh, è più buono, più proteico. Lo prendo alla stracciatella solamente che c'ha dei pezzi di cioccolato ma non ce l'hanno, quindi ne prendo uno alla vaniglia intanto e ne prendo un secondo al naturale, ovviamente 0% grassi. Poi passiamo alla verdura, un mega bustone di iceberg che è diventata la mia nuova preferita dopo la mash. Fagiolini, uno, due, questi li faccio al bambù al vapore e sono una bomba insieme magari al pesce o alla carne. Guarda che bomba, guarda quanto è magra, tipo quando vedi che c'è veramente pochissimo grasso capisci che pochissimo bianco vuol dire poco grasso. E abbiamo preso le proteine, dai, ci vediamo a casa. Siamo tornati a casa ragazzi, vi ho fatto vedere la spesa principalmente quando stavamo andando. Questo è più o meno quello che sto mangiando giornalmente e una cosa importantissima
E quando andiamo al supermercato, due cose. La prima, non andiamo che abbiamo fame. Se vai al supermercato che hai già fame, è molto più facile che tipo inizi e prendi di qua e di là. A me viene troppo spesso, tipo, vanno anche adesso, appena dopo la resta, io ho fame e devo stare attento a tipo dire ok, no, non prendo questo, non prendo questo, perché mi verrebbe da prendere tutto. E seconda cosa, mi raccomando, se sapete già che se acquistate un prodotto tipo io con la crema spalmabile o con un cioccolato di un certo tipo o con un dolce di un altro tipo, già sapete che se ce l'avete in casa e non riuscite a fermarvi, allora non l'acquistate, è semplicissimo. Se tu in casa non c'hai la roba, non puoi mangiare quella roba. Quindi questo è quello che faccio io, provo a essere molto selettivo con quello che prendo ed è uno dei consigli più facili, perché se non c'hai le cose su cui puoi cheat in casa, non potrai cheat. Raga, sono le 10:30 e io ho aspettato questo momento per parlarvi di un ultimo punto che secondo me è molto importante. È l'ultimo punto, ma non per importanza, ed è quella della motivazione e soprattutto di avere motivazione che deve essere interna e non esterna. E qual è la differenza? La motivazione esterna è una motivazione che è effimera e che dura semplicemente pochi giorni, poche settimane. E ognuno di noi, se hai mai provato tipo a trasformare il tuo corpo, sai esattamente che cosa vuol dire. Motivazione esterna vuol dire che vuoi semplicemente arrivare a un certo obiettivo, ma che non hai una spinta o una motivazione interna che ti spinge a farlo. E perché è importante fare questa distinzione? Perché è solo grazie alla motivazione interna, che quindi poi potremmo chiamare disciplina, che riesci a effettivamente dire che farai una cosa, importi un obiettivo e poi fare tutte quelle microazioni necessarie per arrivare a quell'obiettivo. Perché la motivazione esterna è effimera e dura poco. E ad esempio io ogni sera esco e faccio almeno, direi, sui 35, a volte anche fino a un'ora di camminata, perché qua a Lussemburgo ci si muove poco, cioè come avete visto si fa tutto in macchina. Però io so che devo colpire un minimo di passi, e quindi se fosse solo motivazione esterna sarebbe molto semplice dopo qualche, che ne so, 4, 5, 6 giorni, magari dopo qualche 2 settimane, tipo trovare qualsiasi scusa. Ah, sta piovendo, tipo adesso sta un po' piovicinando e quindi non faccio i pasti, rimango a casa. Ah, ho lavorato fino a tardi, quindi ora voglio chillare e stare a casa. Se la motivazione non è interna, ci sono sempre tutte queste scuse, e ogni scusa è buona per praticamente non fare quello che ci siamo detti che avremmo fatto. Invece, quando c'è la motivazione interna, e quindi è disciplina, ed è una cosa che fai per te stesso, quando gli dici che vuoi ottenere un certo obiettivo, è lì che riesci molto più probabilmente a fare tutte quelle microazioni necessarie per poi raggiungere quell'obiettivo. E per me una cosa che ho visto è proprio questa cosa con i passi. È praticamente da 2 settimane che non manco mai, e che ogni volta finisco di lavorare alle 9:30, alle 10, quello che è, scendo e mi faccio una passeggiata di almeno 30 minuti, a volte pure di più, e in questo modo riesco a colpire i miei passi. E sono sicuro che anche quello è molto più semplice, dato che mi sto muovendo di più, la mia attività è più alta, è più semplice così, e sto bruciando più calorie e di conseguenza creando il mio deficit calorico con molta più facilità. Quindi ricordatevi questo: se vuoi trasformare il tuo corpo, raggiungere una percentuale bassa di body fat, la motivazione deve essere più che semplicemente ah, voglio avere un bel fisico in spiaggia. No, perché lo stai facendo veramente? Quali sono le motivazioni? Solo così riuscirai a fare, secondo me, i sacrifici necessari e a fare tutte queste microazioni giornaliere, perché se no troppo facile trovare delle scuse e non farlo più. E comunque, io ho appena iniziato la passeggiata e adesso tolgo anche in telefono perché la uso veramente per free my mind, e tipo liberare tutti i pensieri e riflettere sulla mia giornata, essere grato di ciò che ho, e è praticamente una routine che faccio ogni sera. Se sei arrivato fin qua però, ti ringrazio veramente di cuore, sei un grande. Sei arrivato al momento shaky iPhone, stranissimo, e spero veramente che ti stia piacendo questa serie, che ti sia piaciuto questo episodio. Fammi sapere nel prossimo cosa vuoi che parlo, magari vado nel dettaglio sulla dieta, vi faccio vedere un full day of eating e poi più in avanti vi porto esattamente dettagliato quello che faccio con l'allenamento full body. Fammi sapere, la luce è una schifezza, ti apprezzo un sacco, grazie di cuore, keep improving e ci vediamo prossima settimana. Bye.